Questo fumo, per fortuna, non è fumo di guerra. È un bel fuoco che sta scaldando, sta cagliando del latte, sta facendo del formaggio. Vedo fuoco, vedo animali. Sicuramente siamo in contramarchi. Sergio Carlesso, allora qua cosa avete sviluppato come te? Allora, ripetendo un po' il tema dell'anno scorso, abbiamo tentato di riproporre il tema del fuoco, però unendo la cosa anche con gli animali presenti nelle fattorie dei nostri giorni, no? In modo da far capire ai visitatori qual era l'importanza degli animali all'interno delle fattorie e l'importanza del fuoco che serviva praticamente a tutto. Cosa gli dovrei fare? Devo battere il ferro? Cosa devo fare? Ho capito! Bisogna che vai dal mastro! Ah, veramente il mastro sarebbe Lumi, sarebbe il Garzon, dire la verità. Però siccome che lui non ha tempo da perdere a Ciacque e mi fa fare la parola mia. Sì, invece qua ti devo fare? Amico, a forgia. A forgia serve per scaldare il ferro. Girando a manetta, vedo, fa una temperatura di quasi 1000 gradi, fagli il ferro rosso e poi va battuto sull'incudine. Cosa sei questo? Questo qua è il masteo di Aisia. Una volta si faceva Aisia, e tu capio? Veniva fatto Aisia, no, è bucato, sarebbe a dire. E veniva fatto due volte all'anno. Cosa, il mastel? No, Aisia. È bucato, perché una volta si costumava così perché no, non era mia, che tu capio. Ho capito, veniva messo dentro stoffe e tu, il bucato qua, più strati, quali sia? Aisia veniva fatta con acqua calda, sotto che era tutto il bucato, i nisciori, non so, le camise, su a mani qua. Dopo veniva messo il teon, che sarebbe il bulgaro, si chiamava una volta, no? Ecco, anche adesso si chiama così. E dopo si buttavano a cenere con l'acqua calda. Questo qua è il masteo originale, più o meno 90-100 anni, si dice, no? Ecco, tanto siccome che si vedono il stampo della cenere calda, ragazzi, vedo il bianco che è qua, no? E se che ha ricevuto il bianco della cenere, che tu capisci? E la lavandare! Fibre, porta qua il lampo da lavare! Perché qui che ho qua non si può fare niente! Sono qua Nori Spagnini, una storica lavandaria, una delle figuranti più storiche del palio di Romano, della Serioia. A Nori Spagnini, la nostra lavandaria che tanta allegria ha dato dal 71 in poi a Romano. Come stai tu, Nori? Sta mega fissa! Sei tu contenta? Guarda in quanti anni che mi sono mantenuto vivo quello che hai fatto te. Sì, è vero quello. E siamo qua grazie a te, Sì, voto. Sì, perché se non te eri te in mare non andava avanti con entusiasmo, roba. Siamo qua in compagnia di Maurizio Bomba. Cosa si deve fare, Maurizio? Un portapan. Un sistema portapan. Ma sei una crivoeta? Sei una crivoeta, ma la gente stirà a fare un portapane. Sei buone e strope. Speriamo che porti a casa presa. Sei buone e strope. Sì, oro. E dopo quanto tempo vai tagliare dagli alberi e strope? Questi va a tagliare sempre in gennaio di solito. Luna crescente perché tagliando le strope, quella luna che è piccola, muore stroppato. Qual è il suo segreto per battere bene? Mette sotto il dedo. Fammi vedere. Altro metti... Fa fermo? Sì. Paolo, hai altri personaggi da mostrarmi della contrada? Donna, guarda, ti faccio conoscere un uomo di altri tempi. Vieni con me. Ti presento Jacopo Baldassini. Jacopo Baldassini, mi pare conoscerlo. Jacopo, cosa devo fare? Scuole per una scoppata. Scuole per scuola per terra? Scuole di canostrea? Questa è la canostrea? Dove sei nato a catarla? Dove sei nato a catarla? A Campiglia. Non sta a dirlo massa di preciso, perché poi va a torla tutti e se la teniamo solo gli altri. Se dopo quelli di passare viene a sapere che muove. Chi porta via tutto? Ora te ciappi a canostrea, te aghe spea. E dopo ti metti tutte insieme così. Bisogna ligare col ferro. Accorda, steca e col ferro dopo, una a una. Sì. Qua scala tra tre pie qua. E dopo te feste qua. Nessuno che pensa la beva. Sì, bella, bevi. Tu. Parigina, mora e regina. Quasi a pisone. Guarda, non è nessuno fiore però, è nessuno da un'altra bestia. Anche i maschi ho visto. Era il maschietto là, è una storia il maschietto là. Perché? E ora, sa, l'ultimo ritrovo qua della Contrà, un ammiratore della Contrà che ha detto, se lo metti fuori a vedere che è un maschio. E dove lo mettiamo adesso come l'ho fatto a stare? Insomma, mi ha toccato a modificare a stare, a fare a stare per il maschio.